l'amministrazione faccia acqua da tutte le parti, questo è sotto gli occhi di tutti. Dico, quindi sarebbe bene che si prendesse una posizione seria e chiara. Per quanto riguarda il Partito Democratico, l'ha già presa, si è già espressa nei termini di una chiusura di questa esperienza e quindi andare più presto possibile a rinnovare quella che è l'amministrazione della città. Il punto è un altro, e ci sono poi forze politiche che dicono di essere all'opposizione, ma di fatto hanno ormai consacrato un vero e proprio accordo con l'amministrazione e con il sindaco. Mi riferisco sia a Forza Italia sia all'UDC. Ricominciamo da capo, la riproporremo la mozione di sfiducia. Poi se ci sono quelli che vogliono fare politica e guardano l'interesse della collettività coerentemente con quello che è il sentimento di Messina, allora la sottoscriveranno. Se non la sottoscriveranno, si assumeranno la responsabilità di non averla sottoscritta e poi ci vedremo alle elezioni. La stessa amministrazione regionale, stesso Crocetta, che se ci saranno gli elementi non politici, quello è Io un quello altro mi è chiaro, discorso, io a ma quello mi riferivo. tecnici, per cui vi sarà una grave inadempienza, un'impossibilità di adempiere, diciamo, da parte dell'amministrazione, e ci sono gli strumenti che sono previsti, quindi gli strumenti normativi che prevedono commissariamento Scusa, e eventuali conseguenze. ma qui abbiamo messo un commissario che volta le spalle in continuazione. Commissario quale? Per il bilancio. Ah, sì, il Ma da bilancio. lì Sì. bisogna, ma da lì bisogna che si chiama come lei. No, era È un caso. Sì, Quindi, pure io mi chiamo è un come uomo nominato lei. dall'amministrazione, quindi da No, Crocetta. ma non gli stavo dando la colpa, dicevo che Quindi, pagasse. vabbè, volta vuol dire che quando ci darà il resoconto della sua attività sapremo quale sarà la definizione di tutto il percorso ispettivo e di controllo che sta evidentemente facendo. Se il risultato sarà negativo, le conseguenze sono scritte nella legge, non è che se la deve inventare nessuno, oppure sono posizioni politiche che si prendono perché quello mi fa simpatia o non mi fa simpatia. Sono posizioni a quel punto che diventano, operano, come si dice, opere legis, cioè operano proprio gioco forza, in quanto è previsto quell'iter, quel percorso e quella definizione amministrativa, chiamiamola così, più che politica, che poi abbia refluenze o conseguenze politiche, questo è un altro discorso. Va bene?